La numero 142 la vogliamo ricordare come la giostra del cuore e non solo perché la lancia d'oro che finisce a Santo Spirito ha un cuore nella sua impugnatura. Le lacrime di Elia Cicerchia nell'abbraccio con il padre Laerte hanno commosso tutti. Il giovane giostratore ha perso la madre pochi giorni fa ed è a lei che ha dedicato questa vittoria. Una vittoria comunque meritata sul campo, non certo regalata da parte degli altri quartieri. È bellissimo, la giostra perfetta e non posso che far altro che dedicarla lassù alla mamma. Però voglio ringraziare perché qui, se lei è andata su, lei giù sono rimasti amici, fidanzata. La fidanzata tantissimo, Rebecca, che mi è stata vicinissima. E il babbo che ha fatto un'opera meravigliosa, 2 anni sempre dietro la mamma. È un uomo spettacolare, io non ho parole. Quindi grazie a loro perché mi hanno aiutato tantissimo in questa settimana che è stata veramente difficile. Questa edizione dedicata al Comune di Arezzo nella ricorrenza dei 250 anni dalla proclamazione del motu proprio è stata tra le più avvincenti e combattute degli ultimi anni. La prima carriera proprio di Santo Spirito infiamma subito la platea gialloblu. Gianmaria Scortecci c'entra un 5 netto, porta del foro con Davide Parzi arriva ad un 4. E porta a crucifera con Adalberto Rauco a lanciare per primo la sfida degli spareggi con il suo 5. Porta a Sant'Andrea con Tommaso Marmorini arriva ad un 4. Si riparte per le seconde carriere. Elia Cicerchia per Porta a Santo Spirito scende in lizza visibilmente emozionato, ma poi con la freddezza che lo contraddistingue c'entra un 5 che scolorisce il pomodoro e manda un bacio al cielo. Porta del Foro con Francesco Rossi arriva ad un 4, ma ormai, pur essendo un ottimo punteggio, non basta più per vincere la giostra. È il 5 di Lorenzo Vanneschi a decretare che saranno spareggi, perché Porta Sant'Andrea esce dalla gara, lo fa comunque a testa alta, con un bel 5 di Saverio Montini. Intanto spunta un arcobaleno sopra Piazza Grande, minacciata più volte dalla pioggia, ma poi graziata. Nelle carriere di spareggio è Gianmaria Scortecci ad affrontare per primo Re Buratto, il suo 4 fa capire ai quartieristi gialloblu che c'è ancora da soffrire. Anche Porta Crucifera con Adalberto Rauco marca un 4. Elia allora torna in lizza e con una carriera bella e pulita centra il 5 e sarà quello decisivo. Il secondo cavaliere di Porta Crucifera infatti arriva ad un 4 ed è lancia d'oro per il quartiere della Colombina. La gioia esplode ed Elia scioglie tutta la tensione in un abbraccio liberatorio con il padre Laerte alzando gli occhi al cielo. A seguire gli abbracci degli altri rettori, dei giostratori e poi di lui che ormai per Elia è un fratello maggiore, Gianmaria Scortecci, forse addirittura ancora più emozionato. Vabbè, qui c'è la condivisione di una vita, con Elia noi abbiamo, cioè questo si sa, abbiamo proprio un rapporto che è fraterno, delle vittorie ma ovviamente anche nei momenti duri e sono veramente felice per lui perché ovviamente nessuno se lo meritava più di lui, era la sua giostra e proprio che l'abbia vinta lui, questo è credo la soddisfazione più grossa che abbia mai avuto dal Saracin. Una giostra dunque ad altissimo livello tecnico, sono 39 le lance d'oro che con questa fanno bella mostra di sé ai bastioni e Porta a Santo Spirito diventa la capolista conquistando la vetta dell'Albo d'Oro.